Bentornati nella cucina di Monica. Stasera prepareremo insieme un piatto di pasta buonissimo. Sarà pasta con pesce spada, melanzane e datterini. Allora, per fare questo piatto ci occorreranno i datterini, del pesce spada, delle melanzane, dell'aglio fresco, del prezzemolo, sale, pepe, olio e pasta. La pasta il tipo che volete. Come prima cosa andiamo a preparare il sughetto. Mettiamo l'olio nella padella. Mi raccomando, un olio buono, extravergine di oliva. Se no il sughetto non sa di niente. Poi aggiungiamo l'aglio che ho tagliato finemente, però se voi lo volete mettere intero, perché dopo lo volete togliere, è indifferente. Facciamo soffriggere un pochettino l'aglio. Cuocere lentamente. Nel frattempo andiamo a preparare le melanzane e il pesce spada. Una volta che l'olio frigge, andremo a immergere dentro le melanzane che io precedentemente ho già tagliato a tocchetti così. Mettiamole tutte, mettiamo abbondante olio perché le melanzane ne assorbono molto. Nel frattempo che le melanzane friggono e i pomodorini stanno cuocendo, noi andremo a preparare il pesce spada. Adesso andremo a mettere il pesce spada nell'olio. Ecco qui. Anche questo l'abbiamo tagliato a pezzettini piccolini, lo facciamo soffriggere. Nel frattempo che il pesce spada, le melanzane e il sughetto sta cuocendo, noi abbiamo messo la pentola con l'acqua. Queste, una volta che saranno cotte, le andiamo a buttare direttamente nel sughetto perché bisogna amalgamarsi tutto insieme. Adesso andremo ad unire le melanzane che abbiamo precedentemente fritto, il pesce spada, una manciata di prezzemolo, e giriamo il tutto. Nel frattempo che si amalgama, noi andremo a mettere la pasta nell'acqua bollente. Questo è un piatto velocissimo. Una volta che la pasta sarà cotta, la andremo a mettere in padella e la faremo saltare con il sughetto che abbiamo preparato. Facciamo amalgamare un altro po', la aggiustiamo con un po' di pepe ed è pronta per essere impiattata. Il piatto finito, eccolo qui. Adesso lo andiamo a completare, ci mettiamo un goccino d'olio d'oliva e un'altra manciata di prezzemolo a pioggia in questo modo. Ecco qui. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!